terza partita della settimana, quanto può aver influito magari la pesantezza di un campo ai limiti della praticabilità, come ha visto il suo gruppo? Beh, non deve essere un alibi, non ci sono alibi, è normale che un po' più di fatica si è fatta, però abbiamo avuto 2 giorni di lavoro, di scarico, e no, ho visto i ragazzi contenti, soddisfatti, perché comunque secondo me è stata veramente la vittoria del gruppo, quindi quando si gioca tutti per un unico obiettivo è normale che come si punti valessero doppi. Tra l'altro ha sparato anche lei, io non ho visto... Ma quella si fa tutto per esigenze della squadra, alla fine se dovevamo giocare dovevamo essere messi in condizioni tali di avere un campo comunque decente per far sì di sfruttare le notte nelle nostre qualità. Diciamo che spalarla in mano non è come spalarla con i vari mezzi, quindi però diciamo che siamo contenti poi del risultato ottenuto, perché alla fine poi conta quello, perché a volte bisogna essere anche brutti e portare la vittoria a casa. A proposito di questo, che segnale avete dato agli avversari facendo 4 punti in 2 gare dove ovviamente non siete stati brillanti come in altre? Cioè, bisognerebbe chiederlo a loro. Noi il nostro segnale lo diamo soltanto a noi stessi, di una continuità che dobbiamo avere, che ricerchiamo, perché soltanto così puoi intraprendere la strada che poi ti porta al risultato finale. La partita di domani è una di quelle trasferte insidiose, squadra che non sta attraversando sicuramente un buon momento, campo al più sconosciuto, quali sono le insidie maggiori? No, innanzitutto vengono da un 4-1, quindi un buon momento, hanno cambiato alcuni giocatori, quindi bisogna stare attenti, in più noi abbiamo il mal di trasferta, quindi secondo me è una componente importante che dobbiamo iniziare a cambiare, perché abbiamo preso giocatori importanti, quelli che sono rimasti stanno dimostrando di voler arrivare all'obiettivo finale, però adesso anche fuori casa bisogna iniziare ad accelerare e dare segnali veramente importanti, perché se in casa riusciamo comunque a vincere quasi tutte le partite, in trasferta abbiamo zoppicato finora, però adesso bisogna iniziare a dare quel segnale importante. La settimana scorsa, a proposito di questo, Benassi diceva magari in trasferta sui campi piccoli, pesanti, eccetera, bisogna avere magari anche un approccio diverso, cioè capire che bisogna essere prudenti, cioè che comunque gli episodi possono girare anche dalla tua parte, e aveva percepito magari un po' di sofrenesia, voglia di subito incidere, non lo so. No, se vedo ragazzi che vogliono incidere, a me fa piacere, perché noi siamo una squadra che siamo stati costruiti per non attendere ma per offendere. Però è pur vero che bisogna farci un attimo 2 conti, perché non siamo stati bravi in questo momento, cioè finora, a sfruttare le situazioni che ci si potevano creare fuori casa. Quindi secondo me Mike ha avuto una lettura da un giocatore esperto, da un giocatore, un leader. Però è normale che ogni partita ha una storia a sé. Adesso affronteremo una squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà. Però io ho sempre detto che se il Novara gioca da Novara, col motore che ha, se va più forte degli altri, può tranquillamente vincere le partite. Però dipende sempre da noi. In settimana sono giunti 2 acquisti. Beh, il portiere, perché sfortuna vuole, praticamente sono quasi tutti fuori per infortunio. E all'orizzonte poi come gestirà comunque 4 portieri quando torneranno tutti disponibili, e poi Alfiero, come l'ha trovato? Beh, Alfiero parlano i numeri, parla il giocatore che è, quindi secondo me farà soltanto bene e metterà in condizione i compagni di aumentare quella qualità che poi serve. Quindi secondo me è un ottimo acquisto, un giocatore che serviva, perché ha anche caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Per quanto riguarda i portieri, è lo stesso trattamento che hanno i giocatori, che quelli di movimento. Chi si allenerà meglio, chi mi darà più garanzie, giocherà. Saranno tutti allo stesso piano, poi mano a mano sceglierò e in base a quello ci sarà anche il discorso under. Però per me la regola vale per tutti. Chi si allena meglio gioca o va in panchina, o chi non si allena nel modo che vedo io va in tribuna. Siamo tanti, ognuno si deve mettere, deve essere consapevole che in una squadra forte devi essere in tanti bravi, però c'è il rischio poi di finire anche in tribuna. Ma quello che finisce in tribuna, se si allena, la settimana dopo può giocare.
Quindi secondo me i ragazzi hanno creato quel gruppo giusto che mi permette poi di fare le scelte con serenità. Poi sulle caratteristiche di Altieo, cioè per chi non lo conoscesse, rispetto a Butai, no? Come caratteristiche? No, ha caratteristiche che sicuramente può giocare con la squadra e poi è un attaccante che fa anche gol, quindi è quel classico giocatore che magari tutte le squadre vorrebbero. E poi secondo me si sposa con Butai perché hanno caratteristiche comunque diverse. L'unica caratteristica che hanno in comune è il gol. Parlano i numeri, parlano che già in due hanno fatto più di quasi 30 gol, quindi per un allenatore è importante avere già questi numeri. Però è pur vero che da adesso in poi inizia un nuovo percorso per lui, quindi dovrà dimostrare tutto quello che è riuscito a dimostrare nella sua squadra precedente, altrimenti sarà trattato come verranno trattati gli altri.